Già il pensiero di stare a dieta ci mette ansia. Diciamo sempre inizio lunedì. Quale lunedì? Di che mese? Di che anno? Di quale settimana? Poi quando ci mettiamo a dieta succede qualcosa di strano. Elimini totalmente i carboidrati. I carboidrati non sono il male, anzi, voi dovreste sapere che i carboidrati aiutano le nostre cellule, soprattutto cerebrali, a mantenersi giovani. Quindi non rinunciate ai carboidrati. I carboidrati non sono il male, anzi. E il mio consiglio è quello semplicemente di ridurne le quantità, di preferire quei carboidrati integrali, meno raffinati e soprattutto che non contengono zuccheri bianchi, quindi sì ai carboidrati. Ciao a tutti, io sono Gianni e benvenuti sul mio canale. Quanti di voi è capitato di stare a dieta 1, 2, 3, 4 giorni e poi rinunciarci? Perché non sappiamo mai cosa mangiare, perché non sappiamo mai come comportarci, perché pensiamo che la dieta deve essere privazione. La dieta non deve essere questo, la dieta deve essere uno stile di vita, un qualcosa che ci appartiene, che fa parte di noi. Questa è la mia tesi di laurea, è il modello di alimentazione nelle diverse fasce di età e condizioni cliniche. Ebbene sì, dopo tanto studio sono arrivata a una conclusione. L'alimentazione è la chiave del successo, la chiave della salute, la chiave di tutto, di tutto, di tutto. La nostra vita gira intorno a questo, alla salute, all'alimentazione, quindi inutile che ci giriamo intorno, inutile che cerchiamo le pillole miracolose, inutile che cerchiamo il segreto sta qua. Alimentazione. Ti è mai capitato di metterti a dieta e sentirti male? Sentire che ti fa male la testa? Sentire che non ce la potrai mai fare? A me è capitato tante volte e che facevo? Rinunciavo. Lasciatemi nei commenti la vostra esperienza, come vi comportate, cosa vi è successo. Così riusciamo tutti insieme a capire dove sta il problema. Oggi siamo più confusi che mai. E questo perché? Per colpa di internet, per colpa di tante persone che ci promettono il miracolo. È normale, siamo invasi da tantissime ricette, da tantissimi modi di pensare. Il problema è solo uno, la continuità, la costanza. Io penso che qualsiasi dieta va bene, non ha importanza, perché le diete sono studiate per portarti un deficit calorico. Questo che significa? Che se il mio corpo ha bisogno per vivere di 1200 calorie, io ne devo mangiare 1000, per dire una cifra qualunque, per dimagrire. Quindi tra metabolismo basale e la mia attività fisica ci deve essere un meno, quindi solo così posso dimagrire. Quindi la dieta non è importante, quale dieta faccio. La cosa più importante è essere costanti. Ed è lì il problema di tante diete, che non si riesce mai a essere costanti. Prendi una qualsiasi dieta, che ne so, la proteica. Non potrai mai mangiare solo proteine a vita, perché siamo circondati dai carboidrati. Viviamo in Italia, raga, cioè è impossibile rinunciare ai carboidrati. Quindi non rinunciate a niente, un po' di tutto va bene sempre. È importante essere costanti, è importante riuscire a portare a termine i vostri obiettivi. Un altro errore che facciamo quando siamo a dieta è quello di rinunciare allo zucchero. Lo zucchero non sta solo nello zucchero bianco. Io quando vi dico rinunciate allo zucchero, non è lo zucchero della frutta, della verdura di cui parlo. Io parlo esattamente di quel zucchero bianco, quel zucchero raffinato, quel zucchero che l'industria ha creato. Perché ormai non è più quel zucchero greggio
che viene dalla pianta. È uno zucchero raffinato, quasi sintetico, pieno di additivi e schifezze. Io dico a quello di rinunciare, quindi eliminate lo zucchero bianco, leggete le etichette, se contiene zucchero bianco lasciatelo perdere, non lo consumate, perché comunque insieme ad altri alimenti crea sulle nostre arterie dei danni, porta delle malattie a cui non c'è guarigione, come il diabete. L'ipertensione si può tenere sotto controllo, ma una volta che ce l'hai sei rovinato. Quindi rinunciate allo zucchero bianco, ma non allo zucchero. La frutta è uno zucchero naturale, uno zucchero che ci dà vitalità, che ci dà energia, e senza non possiamo vivere. E in più contiene un sacco di vitamine che aiutano la nostra pelle a mantenerci le nostre cellule giovani. Quindi non rinunciate alla frutta. La frutta non ingrassa, le quantità ingrassano indipendentemente dal cibo di cui parliamo. Quindi qualità e meno quantità. Non rinunciate ai grassi. I grassi non sono il male. Le nostre arterie, le nostre cellule hanno bisogno di grassi. I grassi però sono di due tipi, insaturi e saturi. Insaturi sono quelli della frutta secca, dell'olio, delle olive, di questo tipo di alimenti. E quelli saturi sono quelli, i grassi animali. Quindi ricordiamo che nei grassi insaturi entrano anche quelli del pesce, quindi il pesce più quello di oliva, della frutta secca, sono grassi insaturi. Però c'è anche qui un però: la quantità è importante. La quantità è importante perché se ne mangiamo troppo ingrassiamo in un modo più sano, ma ingrassiamo sempre. Quindi il segreto dove sta? Nella quantità. E soprattutto non trasformarli. Che significa questo? Quando usiamo l'olio in padella, tutti gli oli, tutti i prodotti che usiamo a una determinata temperatura cambia la sua struttura, la sua composizione chimica cambia, no? C'è il punto di bruciatura, e quindi non è più un olio sano, non è più un prodotto insaturo, ma diventa saturo. Per quello che io vi raccomando sempre di usare l'olio a crudo. Mangiate il burro d'arachidi, mangiate la frutta secca. Ricordate sempre che la quantità è importantissima. Non esagerate, perché esagerare non va bene in niente. Come dico io, il troppo cambia i sapori. Spero che il video vi sia stato di aiuto. Non dimenticate di lasciare un like e scrivete in commentari cosa ne pensate voi di questa cosa. Ce la facciamo a essere costanti sempre?